Ciao! Lo strumento di cui vi parlo oggi è il Sire Marcus Miller modello P7 5 corde. Questa marca di strumenti è comparsa già da qualche anno ed è nata dalla collaborazione appunto tra questa azienda Sire e il bassista Marcus Miller, che ha dato una serie di indicazioni per confezionare degli strumenti che potessero avere certe caratteristiche che lo avvicinassero anche al suo tipo di suono. Di fatto si tratta di una fascia di strumenti con un prezzo che definirei comunque medio-basso, oscilliamo insomma a seconda dei vari modelli tra i 500, 400, 600, 700 euro, quindi comunque su una fascia medio-bassa. E l'obiettivo era quello di riuscire ad avere comunque uno strumento con delle buone caratteristiche globali e quindi un rapporto qualità-prezzo assolutamente favorevole. Io avevo sentito parlare di questi strumenti, ma non ne avevo mai avuto uno e quindi ne ho preso uno spinto dalla curiosità, un po' anche per il fatto che dopo i primi modelli più in chiave jazz bass classico, era stato introdotto questo modello, il modello appunto P7, che di fatto era una configurazione PJ, quindi con un pickup Precision e un pickup Jazz Bass. E questa cosa era un po' interessante perché era comunque una tipologia di basso che io non avevo comunque tra i miei strumenti, anche se mi era capitato in passato già di averne ed usarne. E quindi ho scelto, diciamo, questo modello rispetto al classico V7, quindi al Jazz Bass più classico. Vediamo quindi di descrivere, diciamo, sommariamente lo strumento. Allora, come potete vedere, la linea dello strumento è una linea fenderiana assolutamente. Il corpo in questo caso è un corpo Precision con un pickup appunto Precision in posizione Precision e poi è stato aggiunto un secondo pickup single coil tipo Jazz Bass in posizione Jazz anni 60. Se parliamo di legni, in questo caso lo strumento che ho scelto ha il corpo in ontano, la tastiera è in palissandro, il manico è in acero. Quindi siamo in una configurazione di legni classica, diciamo, degli strumenti jazz bass e precision, insomma, più o meno dei periodi di riferimento da fine anni 60, anni 70, inizio anni 70. Questo quantomeno anche per il look dello strumento che ha ripreso la configurazione con i block rettangolari sulla tastiera e il binding intorno, quindi tutta la sua, diciamo, cornice bianca. Il capotasto è realizzato in osso e quindi anche questa è comunque una cosa pregevole al posto di materiali plastici. Le meccaniche sono delle meccaniche simil Fender, come look quantomeno, e devo dire che nell'utilizzo si sono rivelate comunque funzionali, insomma, ovviamente nella fascia di meccaniche di questa fascia di prezzo di strumenti. Non sono ovviamente comparabili con meccaniche molto più costose, ma diciamo che comunque il loro dovere lo fanno. È presente una bassa corde per tutte e cinque le corde, che permette quindi di avere una buona tensione delle corde sul capotasto. La configurazione della paletta, come potete vedere, è un 4 più 1, simile a quella dei jazz bass anche americani, insomma, 5 corde, che onestamente la preferisco rispetto alle 5 meccaniche allineate sulla paletta. Venendo al ponte, il ponte è un ponte tutto sommato con una certa massa che permette le regolazioni basiche. Devo dire che in questo caso lo strumento mi è già arrivato ben regolato come ottavatura. Ovviamente io poi ho personalizzato le mie regolazioni per quanto riguarda l'action dello strumento. È uno strumento attivo, con un'elettronica tutto sommato direi abbastanza buona e versatile. Nell'insieme le regolazioni, diciamo, che possiamo fare sono parecchie. L'elettronica è silenziosa e abbastanza efficace nelle sue regolazioni, ha dei piccoli peccati veniali che dopo vi dirò.
Allora, abbiamo un primo pot concentrico dove troviamo la regolazione del volume e nella parte inferiore la regolazione del tono passivo quando decidiamo di utilizzare lo strumento in passivo. Poi abbiamo la regolazione del balance dei pickup, quindi la parte di equalizzazione vera e propria con la regolazione degli alti, la regolazione dei medi su un pot nuovamente concentrico dove diciamo, il pomellino più esterno permette di regolare appunto la quantità di medi in boost o in cut e la parte inferiore, diciamo, del concentrico ci permette invece di scegliere la frequenza dei medi su cui andare ad agire. E questa è una cosa molto interessante perché ci permette veramente di lavorare bene sul suono. E poi abbiamo la regolazione degli alti. Infine, uno switch ci permette di passare dalla modalità attiva alla modalità pa passiva. La cosa interessante, sicuramente, come dicevo, è che l'elettronica, tutto sommato, non è affatto male come funziona, le regolazioni sono efficaci, funziona bene. Anche il passaggio tra attivo e passivo non ha dei salti particolarmente esagerati, in termini di volume sono abbastanza vicini, ovviamente se siamo in configurazione tutto flat, perché poi è ovvio che se uno va a boostare ad esempio i bassi, inevitabilmente col boost dei bassi guadagna anche del volume e quindi in questi casi non c'è nulla da fare, ma se teniamo la configurazione tutta flat in attivo e passiamo in passivo, la differenza di volume è veramente minima, quindi anche in questo senso, diciamo, è stato fatto un buon lavoro nella taratura del preamplificatore. Nei peccati veniali che ci sono legati a questa elettronica, purtroppo la gestione dei concentrici non è riuscitissima dal punto di vista proprio dei pomelli stessi che sono stati utilizzati, perché molto spesso regolando uno dei due, diciamo, dei due pot concentrici, l'altro gli viaggia dietro invece di essere totalmente indipendente, quindi si tende a far trascinare per un leggero attrito che è presente. Questo avviene nel mio esemplare, per esempio, molto sul volume tono, che viaggiano praticamente appaiati a meno di non tenerne uno fermo e muovendo quindi solo l'altro, e qualche volta capita un po' anche col potenziometro dei medi. Questa è sicuramente una piccola pecca che può starci, diciamo, all'interno del prezzo dello strumento, bisogna essere consapevole. È ovvio che in un utilizzo magari live diventa un po' più complesso andare a muovere in tempo reale questo tipo di regolazioni perché c'è il rischio che ti venga dietro il pot non appropriato. La forma del manico è un manico, diciamo, abbastanza cicciottello. Personalmente non mi crea dei problemi particolari, ma per chi ama dei manici un po' più slim, sicuramente potrebbe essere un pochino più faticoso. Un'altra caratteristica particolare di questo strumento è che è stato mantenuto il radius di 7,5, tipico dei quattro corde vintage della Fender, mentre solitamente su 5 corde anche Fender tende ad andare su radius decisamente più piatti, quindi 12, 14, con soluzioni del genere. Qui è stato mantenuto, come dicevamo, un radius vintage anche su un 5 corde. Un'altra piccola pecca che posso segnalare che lo strumento nel bilanciamento ha in effetti qualche carenza perché tende a scivolare verso la paletta. Non in modo drammatico, ma comunque questa cosa è sicuramente avvertibile e alla lunga potrebbe diventare un po' fastidiosa quando uno suona. E quindi anche questa è una cosa, diciamo, da mettere in conto. La realizzazione invece globale del basso è fatta bene, nel senso che lo strumento tutto sommato è ben realizzato, gli assemblaggi sono buoni, le finiture sono tutto sommato abbastanza ben curate, quindi nella sua fascia di prezzo siamo comunque di fronte a uno strumento sicuramente ben realizzato. Il peso globale nel mio esemplare è poco più di 4 kg, siamo intorno a 4,1 kg, quindi comunque uno strumento abbastanza leggero per essere un 5 corde. Quindi direi assolutamente nella media di tantissimi altri bassi 5 corde, quindi come peso nulla da dire. L'elettronica che utilizza il basso è un'elettronica 18 volt e nella parte posteriore abbiamo il vano per le due pile con un accesso molto semplice per andare eventualmente a sostituirle. Come potete vedere, il ponte anche ha il doppio attacco per le corde, quindi possiamo inserirle true body,
dal retro, oppure possiamo decidere di inserirle in modo più tradizionale, insomma, dalla testa del ponte. Detto questo, possiamo passare alla prova del suono. Allora, partiamo con una configurazione, in questo caso attivo, ma completamente flat, con i due pickup aperti entrambi, e abbiamo un timbro abbastanza funzionale. C'è una presenza un po' maggiore del pickup Precision, perché comunque come tipo di pickup ha più volume, e questo è più o meno il suono che potete ottenere. Questo con i due pick up, ovviamente possiamo avere tutto il pick up al ponte. Oppure possiamo andare su tutto il pick up al manico, quindi con un suono molto più da precisione. Questo è ovviamente col basso in attivo. Andiamo in passivo, come vedrete il suono è molto simile anche in termini di volume e abbiamo esattamente la configurazione simile a quella che abbiamo ascoltato prima. Ovviamente qui possiamo usare il tono passivo e in quel caso possiamo ulteriormente intervenire come su un normale basso passivo per regolare il suono. Torno in attivo e qui possiamo vedere le diverse regolazioni. Come dicevamo, per esempio, se io voglio dare più alti, bassi, e come dicevamo poi non ho controllo dei medi. Sui medi, come dicevamo, possiamo anche poi scegliere appunto la frequenza di intervento. Il suono di base, diciamo che comunque è ovviamente di stampo fenderiano, perché questo è il tipo di strumento. Non è esattamente un Fender Jazz, come non è neanche un Precision, anche perché comunque questa è una configurazione PJ che quindi rappresenta un po' un ibrido, ma ha comunque un suono abbastanza interessante, abbastanza grosso, con una buona capacità di presenza e di inserirsi, secondo me, in svariati contesti. È sicuramente versatile, può essere anche un buon basso un po' più in chiave rock, avendo comunque la possibilità di accedere anche alla gamma dei suoni un po' più grossi in stile Precision, ma giocando un po' tra l'equalizzazione e la regolazione dei pick-up si possono avere tanti suoni diversi. Anche sullo slap lo strumento si comporta comunque bene, ecco, partiamo proprio senza toccare nulla. Poi possiamo, volendo ovviamente, farci delle piccole personalizzazioni. Poi decidere ulteriormente di modellare il suono. Un'altra osservazione è che comunque, trattandosi di un 5 corde, c'è sempre poi l'incognita del low B, del si basso. In questo caso diciamo che lo strumento si comporta bene, quindi uno con uno strumento da 500 euro come questo si può portare a casa anche un basso con un buon low B. Thank you.
tirando quindi le conclusioni, secondo me si tratta sicuramente di un buon acquisto nella sua fascia di prezzo, quindi basso, intorno ai 500-600 euro, con un buon rapporto qualità-prezzo sicuramente in questa fascia, con delle piccole pecche ma delle buone qualità, comunque uno strumento soprattutto che suona e si lascia suonare. E ovviamente non bisogna avere la pretesa di avere uno strumento di fascia ben più alta. Se uno ci viene a dire che questo strumento qua alla fine è praticamente come comprarsi un Fender Jazz da 1500-2000 euro, vi dico che non è così. Uno strumento che costa molto di più, come un Fender Jazz Professional piuttosto che Elite, ha delle caratteristiche tali che ovviamente lo rendono decisamente preferibile anche per un uso professionale. Banalmente, questo strumento ha dei legni freschi e il manico si muove abbastanza spesso, soprattutto in periodi di cambio di stagione, e in questo momento per esempio capita spesso. Io ho già regolato il manico 3-4 volte, voglio dire, nel giro di un mesetto. Questo non è una cosa drammatica, però è una cosa sicuramente da mettere in conto, perché se io dovessi andare a suonare magari con questo basso in un grande palco sotto delle luci e magari mi si inizia a muovere il manico mentre sto suonando, può non essere la cosa più piacevole del mondo. Ecco perché dicevo, bisogna sempre avere la consapevolezza di quello di cui si sta parlando. A mio parere, nella sua fascia di prezzo è un ottimo strumento e può essere tranquillamente utilizzato nei più svariati contesti, se si ha la consapevolezza che si sta comprando uno strumento che sta all'interno di un certo range di prezzo, dove è normale aspettarsi certe caratteristiche e sapere che ci possono essere certi limiti. Non sono limiti sicuramente che rendono lo strumento una cosa non suonabile o non utilizzabile. La consapevolezza è utile averla in funzione anche di come uno lo deve utilizzare, in modo da poterlo utilizzare in modo appropriato nei giusti contesti. È uno strumento che comunque può dare tante soddisfazioni suonando, insomma, alla fine con un impegno economico contenuto si può comunque avere un buon 5 corde di stampo fenderiano. Ciao!